Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi realizzeremo questa canottina, questa che vedete e che realizzerò nel video tutorial. È una taglia molto piccola, proprio neonato, quindi in 3 mesi, però vi spiego un pochino come adattare. Per questo progetto useremo Caraibi, che dà anche il nome al progetto, è un misto cotone con viscosa, quindi ha questi inserti luminosi, e un uncinetto da 3,5. Poi avete visto queste due margherite, le faremo invece con Basic Cotton. Intanto per adattare la canottina prendete una magliettina della misura ovviamente che vi serve e andate a prendere proprio questa misura perché è una canottina proprio quasi un top. L'importante è che abbiate delle catenelle multiplo di 5 più 1. Infatti noi nel nostro progetto andremo ad avviare 41 catenelle, quindi 40 più 1. Fatte le 41 catenelle, adesso sull'ottava, quindi contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, andiamo a lavorare una maglia alta, 3 catenelle e sempre nello stesso spazio andiamo a fare un'altra maglia alta. Un punto V, diciamo. Una catenella, saltiamo 4 catenelle e sulla quinta andiamo a ripetere quello che abbiamo appena fatto, ovvero una maglia alta, 2 e 3 catenelle e una maglia alta. Facciamo una catenella per separare, di nuovo saltiamo 4 e sulla quinta andiamo a fare di nuovo una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. E così via, quindi fino alla fine. Dovreste rimanere con 3 catenelle, ne saltiamo 2 e sull'ultima andiamo a fare una semplice maglia alta, perché noi iniziamo e finiamo con una maglia alta. E questo è il nostro primo giro. Il secondo giro ancora più semplice, 3 catenelle, la nostra prima maglia alta, giriamo il lavoro e lavoriamo, vedete, in ciascuno di questi spazi a 3 catenelle. Lavoriamo 7 maglie alte, quindi 7 maglie alte dentro lo spazio da 3 catenelle del giro precedente. Fatte le 7 maglie alte, ci spostiamo direttamente qua sul successivo spazio a 3 catenelle e ripetiamo 7 maglie alte tutte all'interno dello stesso spazio. E praticamente dobbiamo andare avanti così fino alla fine di questo giro. Di nuovo, senza fare catenelle e nient'altro, andiamo proprio direttamente a lavorare nello successivo spazio 3 catenelle, di nuovo facciamo le nostre 7 maglie alte. E sulla terza catenella chiudiamo questo giro con una maglia alta, perché come vi dicevo all'inizio, iniziamo e finiamo sempre con una maglia alta. Si comincia a vedere il motivo, vedete? Adesso dobbiamo ripetere questa prima riga. Abbiamo detto che iniziamo con una maglia alta, quindi la prima la sostituiamo con 3 catenelle, ma aggiungiamo ancora una catenella, di raccordo, diciamo. E adesso andiamo a lavorare in mezzo a questo ventaglione, quindi nella quarta maglia alta, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, quello che abbiamo fatto in sostanza nel primo giro. Una catenella e mi sposto, vedete, direttamente nel successivo ventaglio, lavorando il quarto, quindi il punto al centro, e di nuovo lavorando questo sorta, diciamo, di punto V, quindi questa maglia alta, 3 catenelle e maglia alta tutte nello stesso spazio.
e tutto poi intervallato da una catenella, quindi così via per tutto il giro. E alla fine andiamo a lavorare una maglia alta. Ecco qua. Adesso dobbiamo ripetere in sostanza il secondo giro, quindi questo dei ventaglioni, diciamo così, sempre 3 catenelle per partire. Giriamo il lavoro, andiamo a lavorare nello spazio di 3 catenelle, andiamo a lavorare le nostre 7 maglie alte. Quindi avete visto, è molto semplice. Adesso ci spostiamo direttamente nel successivo spazio a 3 catenelle, di nuovo 7 maglie alte. Continuiamo così per tutto il giro. E chiudiamo nella terza catenella con una maglia alta. Allora, avete capito, questo punto si sviluppa in questi due giri, no? Questi punti V e poi questi ventagli. Quindi voi dovete ripetere questi due giri fino a quando nella vostra maglia, nel vostro campione, si arriva praticamente al sottobraccio, che nel mio caso io farò circa 12 giri. Terminati i 12 giri, vedete che carino questo motivo, dobbiamo andare a fare, diciamo, le bretelline saltando un ventaglietto, quindi andremo a lavorarlo in questa parte qui, vedete, nel secondo ventaglietto. Quindi in questo, cioè potete o tagliare il filo oppure spostarvi da questo lato, insomma, dove c'è ancora il filo attaccato, con delle semplici maglie bassissime lungo tutto il primo ventaglio fino ad arrivare al secondo, oppure tagliate il filo e entrate direttamente sul secondo. Insomma, come volete. Una volta entrati appunto nel punto giusto, 3 catenelle, nostra prima maglia alta, andiamo a lavorare tutte e 7 le maglie alte. Siccome questo filato in particolare ha questi inserti più luminosi e più sottili, quindi è un filato non regolare, è probabile che vi serva lavorare sull'ultima maglia, come nel mio caso io lavorerò anziché una maglia alta doppia, solo per rendere il lavoro un po' più dritto, diciamo così. Questo vedete voi se avete necessità, oppure fate le maglie alte normalmente. Adesso semplicemente si tratta di andare avanti a fare la spallina, quindi tanti giri quanto vi servono appunto per fare la spallina, semplicemente con 3 catenelle, girando il lavoro e continuando a lavorare così tutte queste 7 maglie alte fino all'altezza desiderata. Io nel mio caso farò 8 giri. Fatti gli 8 giri, adesso sì che taglio per forza il filato e vado tranquillamente ad agganciarmi sul secondo ventaglietto dall'altra parte. Vedete, quindi entro proprio direttamente qua nella prima maglia alta. Un bel cappietto, entriamo portando il filo all'interno, ancorandolo ancora. E poi 3 catenelle, la nostra prima maglia alta, andiamo a lavorare le successive.
E nella stessa identica maniera di prima dobbiamo lavorare andando avanti e indietro fino ad aggiungere la lunghezza desiderata. Quindi nel mio caso appunto farò questi 8 giri. Arrivate ad 8, ovviamente anche qua tagliamo. Quello che dovete fare adesso è fare un'altra parte identica a questa, quindi un'altra uguale. Una volta che avrete terminato anche la seconda parte, ovviamente le dobbiamo unire partendo dalle spalline. Quindi munitevi di ago, andremo a fare una piccola cucitura qui sopra, vedete, sulle spalline. Quindi facciamo delle semplici cuciture, mi raccomando, sovrapponetele proprio in modo corretto, quindi punto su punto perché sono identiche. La stessa cosa poi andremo a fare anche da quest'altra parte. A questo punto dobbiamo cucire sui lati. Quindi vedete qua nei due lati, nella stessa identica maniera di fatto. Quindi munitevi di ago, sovrapponete per bene, se occorre dare una stiratina qua dipende anche un pochino dal filato che usate, dopodiché sovrapponete perfettamente, facendoli combaciare perfettamente e andiamo a cucire tutto il lato. Ovviamente stessa identica procedura per l'altro lato. Rigiriamo la canottina e questo è il risultato. Adesso, ovviamente, dobbiamo andare a sistemare tutti questi fili in eccesso. Portando il filo dietro, ovviamente nel retro, nel rovescio del lavoro e facendolo passare attraverso la lavorazione, quindi armarsi di pazienza e poi passiamo allo step successivo, ovvero facciamo queste due margherite. Per fare le nostre margheritine prendiamo Basic Cotton in questo giallino, l'uncinetto rimane sempre quello da 3,5, cerchio magico. Ancoriamo il cerchio magico, facciamo un'ulteriore catenella per alzare il lavoro e andiamo a lavorare 6 maglie basse all'interno del cerchio magico. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata e non nella catenella. Adesso andiamo a fare un giro di aumenti, quindi sempre una catenella per alzare il lavoro e subito nel primissimo punto andiamo a lavorare due maglie basse. Quindi andiamo a lavorare due maglie basse su ciascuna maglia, ovviamente per un totale di 12 maglie basse. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata e adesso possiamo tagliare il filo.
Tagliamo il filo, lo ancoriamo con un nodino di sicurezza in questa maniera e adesso andiamo a prendere il filato invece bianco per fare i petali. Il filato è sempre basic cotton, comunque vi lascio tutte le informazioni sotto qui al video nell'info box e anche il link per andarvi a vedere, soprattutto per il filato Caraibi, le altre colorazioni che sono molto molto belle. E ancoriamo, vedete, il filo lo facciamo passare attraverso una qualsiasi maglia bassa e adesso andiamo a fare 3 catenelle. Attenzione, saltiamo la prima, nella seconda andiamo a lavorare una maglia bassa e andiamo a lavorare anche un'altra maglia bassa nella primissima catenella fatta. E questo è il nostro primo petalo. Sul successivo punto andiamo a fare una maglia bassissima e di nuovo ripetiamo 3 catenelle, saltiamo la prima, sulla seconda una maglia bassa e anche sulla terza o la prima fatta. Sulla maglia successiva una maglia bassissima e così via per tutto il giro. 3 catenelle, maglia bassa sulle 2 catenelle e maglia bassissima sul punto successivo. Di nuovo 3 catenelle e così via. Fatto il giro, chiudiamo con una maglia bassissima alla base proprio del primo giro. Possiamo tagliare il filo, lasciamo una codina un po' più lunga perché andremo poi a cucirlo sulla nostra canotta e ovviamente dobbiamo farne un altro, se volete farne due, identico. Quando ne avremo due, riprendiamo la nostra canottina, ci scegliamo quello che ci sembra il lato più bello, perché c'è sempre un lato più bello, e io ho pensato di posizionarle, diciamo, proprio alla base delle bretelline, poi qua ovviamente è sempre a vostro gusto, per carità, io do delle piccole indicazioni in base ovviamente al mio di gusto, e le vado ad applicare qui. Vado a cucire stando attenti a non andare dietro la lavorazione. Vedete, cerco di prendere il filato sopra. Vedete? Quindi piano piano, questa operazione richiede sempre un pochino di attenzione e di pazienza. E andiamo a fare, vedete che non si vede niente, andiamo a fare a cucire tutto il fiorellino tutto intorno. E ovviamente la stessa identica cosa andrà fatta di qua, dall'altra parte. Il risultato sarà questa, la nostra canottina estiva, fresca, e quindi io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Vi lascio all'end card, vi invito a mettere mi piace e a condividere il video e vi aspetto al prossimo video. Ciao!